anche un'altra giornata scivola via con tante bestemmie incorporate perché arriva l'ennesima sconfitta, giornata questa molto strana per via dei sei politici, eccetera, però è un periodo veramente complicato, non riesco più a vincere, la squadra è corta, tanti infortuni, tante assenze, poi vabbè, a lui Vlahovic sta giornata ha fatto il devasto, io ho lasciato in panchina Folorunsho per far giocare dei sei politici, anch'io sono molto intelligente, quindi me la prendo in quel posto e diciamo che subisco questa ennesima batosta. Sconfitta pesante, più che altro ho visti gli altri risultati lì in testa. Comunque, come detto, giornata negativa. Lui ha fatto un bel punteggio, devo dire, 77, con il 4 di Rui Patricio, poi 6 di Dumfries, Zappacosta, D'Ambrosio, l'unico che ha giocato di questi, Felipe Anderson, Koopmeiners, tutti i 6 politici, Candreva 7, Pessina 5,5, gol di Retegui, Vlahovic, doppietta e gol decisivo. Fatto tutto lui, sta giornata fa tutto lui e poi vabbè, Thuram sei politico, però io allora, in termini di punteggio ho fatto diciamo meglio rispetto ad altre volte. Non riesco ad andare oltre il 73 e mezzo nelle ultime giornate, ma più che altro ripeto, oltre al fatto che i giocatori non rendono più come prima, ci sono tantissimi infortuni, sono costretto a giocare con due attaccanti di cui mezzo decente. Quindi la situazione è questa. Non che poi quando faremo l'asta di riparazione la situazione migliorerà perché non sono quello che ha più crediti, uno, e due, ci sono pochissimi giocatori da poter prendere per migliorare la rosa. Come sapete, il mercato invernale è sempre un po' particolare, cioè è difficile rinforzarsi veramente. Comunque, 6 di Terracciano, 6 politico, poi 6 di Perez, Di Marco, 5 e mezzo di Augello che sta facendo schifo, ma di uno schifo incredibile a Cagliari, Luis Alberto De Ketelaere 6, Pellegrini mi segna incredibilmente 11, poi male Pulisic, Kostic ha preso un voto positivo però serve a poco e poi Krstović e Nico 6. Come detto classifica che mi vede sempre più lontano dalla vetta, certo io come ogni anno l'obiettivo è di arrivare ai primi tre, però attenzione perché ora si sta anche accorciando, il quinto sta piano piano prendendo il largo, diciamo, si sta avvicinando, quindi è tosta. Tra l'altro sono anche uno dei più sfigati perché, come vedete, ho preso 30 gol, invece c'è gente che davanti a me ne ha presi molti meno, giustamente poi si ritrova lì. Comunque, questo è prossima giornata importante, sperando che mi rientri qualcuno, ma non è che ne sia fortemente convinto. Detto ciò, io mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.